Ciao a tutti, volevo iniziare una nuova rubrica sul canale, diciamo, dedicata a coloro che nel corso degli anni e dei secoli, meglio dire, hanno ricevuto delle decorazioni al valore, ricordando appunto il motivo per il quale sono stati decorati. Inizierei dal 1915 e vediamo, diciamo, alcuni decorati valore di quell'anno. Iniziamo con alcuni decorati alla medaglia di bronzo al valore militare per l'anno 1915. Il primo decorato di cui vi voglio parlare è Belleni Giuseppe di Piacenza, caporale del 3° Reggimento Alpino, che facente parte del plotone in esplorazione coadiuvava efficacemente il comandante, dando prova di raro valore ed ardire. Ferito ed impossibilitato a proseguire, continuava ad incitare con la voce i propri compagni al combattimento. 21 agosto 1915. Perelli Renato da Montepulciano, soldato di un reggimento di artiglieria da campagna, noncurante del pericolo per riparare di urgenza un filo telefonico rotto da proiettili nemici, si recava in terreno efficacemente battuto dal fuoco avversario, rimanendo ferito. Trasportato al posto di medicazione, insisteva per ritornare sulla linea di fuoco. Località Sega, 17 giugno 1915. Cavallari Giulio da Porto Maggiore Ferrara, tenente di complemento di un reggimento alpini, seppe con non comune energia tenere fronte al nemico superiore in forze, raccogliendo gli uomini di altri due pelotoni che avevano persi i loro ufficiali. Montepiana, 7 giugno 1915. Nardi Valentino, da Caneva, Udine, soldato di un reggimento alpini. In un attacco a trinceramenti blindati, tra i primi nella lotta, riusciva col concorso di altri compagni e dopo un violento corpo a corpo ad occupare i trinceramenti contesi, uccidendo vari nemici e mettendo gli altri in fuga. Monte Palgrande, 1 e 2 luglio 1915. Passiamo ai decorati alla medaglia d'argento al valore militare per l'anno 1915. Bianchi Tranquillo, da Sormano, Como, sottotenente di complemento nel 3° Reggimento del Genio. Comandante di un posto di segnalazione ottica nei pressi della linea di fuoco, visto cadere un ufficiale comandante di plotone, lo sostituì nel comando del reparto, continuando l'assalto iniziato e portandolo a termine, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'attacco e alla cattura di numerosi prigionieri, fra cui 7 ufficiali. 18 luglio 1915. Dionisio Ottavio, da Caltagirone, Catania, sottotenente di un reggimento di fanteria. Comandante di plotone in un contrattacco notturno, diresse con calma mirabile il fuoco del suo reparto, ottenendo di mettere in fuga l'avversario. Fu esempio di calma e di coraggio ai suoi dipendenti finché cadde colpito a morte. Re di Puglia, 3 luglio 1915. Passiamo ai decorati di medaglia d'oro al valore militare. Pisi Nicola da Palmi, Reggio Calabria, sottotenente di fanteria. Comandante di un plotone diretto al Paggio 188 del Monte Sei Busi, precedeva la truppa, escorto a breve distanza un gruppo di nemici annidati in una buca, senza attendere l'arrivo dei suoi che da vicino lo seguivano, solo con magnifico ardimento e valore meraviglioso si slanciava contro il nemico a colpi di baionetta. Li atterrava tutti. Subito dopo, raggiunto dal plotone, lo guidava intrepidamente all'assalto contro il reparto avversario sopraggiungente, sostenendo poi gagliardamente la lotta a corpo a corpo. Guida ed esempio mirabile ai suoi soldati, finché nel furore della mischia dava la giovane nobilissima vita alla patria.
Monte Seibusi, 2 agosto 1915.